È uscita la demo del Final Fantasy XVI, demo che a quanto pare regala 2 ore di gioco che peraltro potranno essere poi trasferite nella versione finale, quindi una classica demo alla Square Enix che personalmente sto apprezzando parecchio questa politica del ti facciamo provare qualche ora e poi se vuoi continui dopo essertelo comprato. Quindi iniziamo a vedere Final Fantasy XVI oggi con mia grande sorpresa. Detto ciò, allora io vado su framerate ovviamente. Sul resto non mettere nulla, modalità azione assolutamente sì. E andiamo così. Poi eventualmente se ci fosse bisogno di vedere qualcosa e di modificare lo faremo dopo. È stato Mossi il cronista a dire che le terre di Valistea sono benedette dai cristalli madre, la cui luce ha guidato i nostri antenati fuori dall'oscurità. Eppure, ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione. Tentazione che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli. Così inizia il nostro viaggio. La faccia, eh? Esattamente di quello, sì. Però. Presto farà giorno. Le truppe si stanno svegliando. Conoscete il bersaglio? La dominante di Shiva. E soltanto la dominante. Nessun altro? Allora che gusto c'è? Come facciamo a sapere che la ragazza sarà con loro? Quelli come noi non discutono gli ordini. Noi li eseguiamo. Vedi di ricordartelo. Mettiamoci al lavoro. Pronto?
impatto visivo comunque notevole, eh. Devo dire. Concentrati, Wyvern. La missione dipende soprattutto da te. Poca pressione. Allora. Devi concentrarti, Wyvern. Non abbiamo molto tempo. Sta per scatenarsi l'inferno qui. Merda, è ora di muoversi. Appena in tempo. Sono più bestie che uomini. Se continua così, non servirà la loro nuova dominante. Che c'è? Cancelli, presto! Muoversi! Che significa che vi rifiutate? Non avete giurato fedeltà alla nostra causa! Calma ora! Maresciallo, il re di Walud è nostro ospite. Avete la risposta di Sua Maestà. Mi chiedo perché ci abbiate convocati. Avete così poca fiducia nei vostri uomini? Mi pare che siano stati Dalmec a respingere i crociati nella battaglia dei Regni Gemelli. Dico bene? O forse mi sbaglio? Inoltre... il vostro dominante deve ancora schierarsi. E quando lo farà, i nostri cavalieri saranno d'ostacolo. Forse non l'avete sentito, ma ora i Sangueferreo hanno una dominante. Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli. Fanculo i cavalieri. Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere... allora la capitale resterà scoperta. E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine. Qui
Resto solo io. Kupka! I Sangueferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia. Ora basta giocare. Quel re mi dà la sensazione di essere il classico pupazzo, proprio in mano a qualcun altro. Magari mi sbaglio. Brutto sbruffone. Benedicta. Fa attenzione. Il leone fa forse attenzione cacciando la lepre? O credi che sia io la lepre? No, amore mio. Sei un leone. Il mio leone. Un po' di gelo non mi spaventa, Benedicta. Ma mi servirà qualcuno per scaldarmi al mio ritorno. Pochi intrighi ho percepito già in questi primi minuti. I fronti cedono. È la nostra occasione. Approfitteremo del caos. Fare il combat system in una maniera che non riesco neanche a descrivere. E? Svelti e letali? Come sempre. Ah. Guidaci tu. Fermi. Qualcosa non va. Si sono stancati di farsi massacrare. E guardate chi c'è ad accogliere il bastardo. Forza. Thank you.
Non puoi morire qui, Wyvern! Muoviti! Poi il titano e quell'altra non erano gli stessi che si stavano abbracciando poco prima? Fanno finta di combattere. Wyvern! Te l'ho già detto, non puoi permetterti di morire qui! Tredici anni prima. Vi arrendete? Se non siete tagliato per diventare uno scudo, ci sono sempre le stalle. A meno che non crediate di poter difendere il vostro signore con le chiappe in quella porcelaia. Invece lui troverebbe un modo. Clive si occupa sempre di me. È vero! Forza, lo colpirai prima o poi. Non arrenderti! Guardi, puoi certo deludere gli spettatori. Ricominciamo dal principio. Forza, vediamo che sapete fare. Allora. E fin qui. Molto bene. Questa abilità con la spada vi sarà utile sul campo. Ma siete altrettanto abile con la magia? In voi bruciano le fiamme della Fenice. Lasciate che si materializzino. Forza, Clive! Fate piovere fuoco su di me! Fatto. Brandite le fiamme della Fenice come un vero primo scudo. Mi lusingate, signore. Preferireste forse che vi umiliassi? Potrei farlo. Vediamo se riuscite a schivare la mia lama. Dopotutto, la vostra abilità d'attacco è inutile se non sarete vivo per poterla sfruttare. In piedi, Lord Rosfield.
R1 la schivata. Schivare un attacco nel momento preciso in cui viene sferrato rallenta temporaneamente il nemico, rendendolo più esposto a un contrattacco. Ok. Oh, essere così giovani è età. Cercate di evitare i miei attacchi. Tutto qui. Bene. Ricordate, Clive, la lama non è la vostra sola arma. Mente sveglia e piedi veloci sono strumenti indispensabili per qualsiasi scudo. Ma voi non siete uno scudo qualsiasi. Mostratemi cosa vi rende speciale. Siete stato benedetto dalla Fenice. Potete sfruttare i suoi poteri. Invocateli ora per avvicinarvi a me. Beh, vi aspetto. Ok. Incalzate il nemico prima che ha. Notevole. Persino il più agile degli scudi non può schivare tutti i colpi. E la morte può sopraggiungere tanto per pochi tagli quanto per migliaia. C'è un solo modo per assicurarsi di non morire. Tenere le ferite curate e le energie reintegrate. A tale proposito, mi sembrate un po' malconcio. E questo non va bene. Ok, quindi il D-pad serve per quello. Con scorciatoie nel menu. Bene. Notevole. La battaglia è una sequenza di momenti cruciali in cui la vita e la morte si decidono con un singolo colpo. Dovrete essere pronti a sfruttare ogni strumento a vostra disposizione per conquistarvi la tanto bramata vittoria. O quantomeno per assicurarvi di sopravvivere un altro giorno. Basta allenarsi. Mettiamoci alla prova. Vi siete ripreso dal bagnetto, spero. Non infierirei contro un uomo in difficoltà. Non vedevo l'ora. Forza, Lord Rosfield. Fatevi sotto. Se vi ritenete degno di essere definito scudo della fiamma, dimostratelo. Come volete, mio signore. Fatevi sotto! Dimostrate quanto valete! Spezza il morale, va bene. Continua! Lo batterai sicuramente! Puoi farcela! Mantieni la calma! Mi viene da schivare con un cerchio, purtroppo, che è quello che serve a un'altra cosa qui. Qua ha una valenza offensiva. R2 più quadrato per utilizzare fiamme ascendenti. Proseguire i miei stessi consigli. Sfruttare ogni strumento a mia disposizione. Non ci siamo. Forza, Clive! Non fermarti! Ci sei quasi, Clive! Crediamo in... Beh, reattivo è reattivo. Molto reattivo, devo dire. Ha vinto! Te l'avevo detto io! Già! Mi hai sconfitto. Ci ho messo un po' di tempo. Uno spettacolo degno di vostro padre. Siete un vero scudo della fiamma e nessuno può negarlo. Me compreso. Che avete da guardare? Al lavoro!
Joshua, ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ecco perché. Hai tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene, è solo un raffreddore. Non esagerare. Sua Grazia è tornata! Papà è qui! Vostra Grazia, vi prego, questo non è un luogo adatto a voi. Sfiderei persino gli imperi stessi per vedere mio figlio. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, Vostra Grazia. Viviamo per servire. Joshua, non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre. Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta aspettando. Lord Murdoch? Vostra Grazia. Poi quanti anni ha? 10? La madre? Bel modo di trattare il sangue del proprio sangue. Lo so, non è colpa sua. Non tutti nascono come Fenice. Andiamo anche noi. Riposo, amici miei. Bentornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre, mi sento meglio. Oggi Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Buono, Thorgal. Giù, bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, Vostra Grazia. Vostra Grazia, la capitale gioisce del vostro ritorno. La guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, padre. Vostra Grazia. Scudi congedati! L'atmosfera è bellissima, comunque. Incontra perfettamente il mio gusto. Thorgal! Poi adoro sto cane. Dove pensi di andare, eh? Clive deve parlare con l'arciduca. Già.
Comunque, ragazzi, che bel periodo per i videogiochi, a prescindere dalla console, a prescindere dai gusti, c'è veramente qualcosa per tutti. Cioè, questa è la sensazione che sto avendo sempre più spesso. Qualche problema? Non saprei. Devo vedere mio padre. Forza! Vediamo. Si disfare i bagagli o la duchessa vorrà le nostre teste. Stiamo godendo di produzioni meravigliose in questo periodo. Gli ultimi mesi, poi una dopo l'altra. Questa sembra essere l'ultima di una Controlla che ci siano bellissima tutti. serie in ordine cronologico, poi. Marchese, vi prego, non datevi pena per questo sfaticato. Inchinati, idiota! Ma io... Ti ho forse detto di parlare? Nessun problema. Davvero. Oh, ma non viziatelo! Stare al cospetto di vostra signoria è più di quanto possano meritare quelli come lui. Né l'impero né la repubblica si sognano di trattare i portatori con tanto riguardo. È fortunato a essere nel regno di vostro padre. Molto fortunato, e non manco di ricordarglielo neanche un giorno. Vi prego, alzatevi. In piedi. Confido che la sua fortuna non l'abbandoni. Certamente, se questo è il desiderio di vostra signoria. Cerca di non esagerare. Ricorda, sei al servizio del Ducato. Come tutti noi, mio signore. Come tutti noi. Più Su, servile. andiamo allora. È ora di rimettersi al lavoro. Bello tranquillo qui, vero? C'è Joshua! Clive! Io... Ti preoccupa la guerra? I soldati si aspettano aiuto dalla Fenice, ma non so se posso farlo. Sta tranquillo, Joshua. Ti guiderà nostro padre. E ci sono io a proteggerti. Sempre. Lo so. Grazie, Clive. E se ci riparlo? Va tutto bene, dico davvero. Hai capito bene? Il potere della Fenice appartiene a Joshua e a nessun altro. Sì. Se gli capitasse qualcosa. Alcune grosse porte pesanti leve richiedono qualche sforzo in più per essere utilizzate. Cosa? Auguri. Avete richiesto la mia presenza? Vostra grazia. Ora smettila di leccarmi i piedi. Tua madre non è qui. Come se la cavano i territori?
Molti sono sotto una coltre nera. In queste poche lune, la piaga ha avvolto le distese settentrionali. È solo questione di tempo, prima che varchi i confini. Per le fiamme? I rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale. E anche se li mandassimo a sud, a Porto Isolde, beh, ne arriverebbero altri. Ogni giorno perduto è un giorno più vicino al disastro. Dobbiamo muoverci ora. Contro il Regno di Ferro. Ci siamo scontrati con loro troppo a lungo. Chiuderemo la questione. Come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago. Senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga. I sangue ferreo non cederanno presto. Sarà una dura lotta. Domani andremo a Porta Fenice. Lì ascolteremo le parole degli antenati, come tradizione vuole. Verrò con voi come scudo di Joshua. Voglio che tu faccia un'altra cosa prima. Rodney. Come saprete, sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini. Goblin nelle paludi della Bonaccia. Ho sentito delle voci, sì. Allora sapete già cosa bisogna fare. Vi assegnerò due uomini. Mentre noi viaggeremo a nord, vi recherete nella palude per setacciare e ripulire. E poi ci raggiungerete a Porta Fenice. È ora di dimostrare la tua forza. E di far tacere tua madre. Farò il mio dovere, padre. Questo è quanto. Ora riposa. Partiamo all'alba. Sì, padre. Allora, storia dei tempi correnti. Del permuto per accedere alla funzione storia dei tempi correnti, una raccolta di informazioni importanti per i progressi dell'avventura di Clive. La STC può essere visualizzata anche durante buona parte dei filmati. Tutte le voci della STC possono essere consultate in un secondo momento. Fateci vedere. Ah, ok. Tutte le spiegazioni sulla geopolitica, personaggi... Ok. Le mie stanze. Bene. Dove cazzarola si accede alle mie stanze? Di grazia. Vorrei capire bene le parentele, perché la madre, per un discorso di età, non mi sembrava molto la madre quella, ma comunque. Nessun messaggio, signore. Quanto starai via stavolta? Non molto. 4 giorni. Forse 5. E porterai con te Joshua? Di certo non posso lasciarlo qui, o sbaglio? Il sangue dei Rosfield scorre nelle sue vene.
Prima della guerra celebreremo il rito a Porta Fenice, è l'usanza. E lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì, porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato. Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la Fenice. L'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro per sempre. Elwin! Non preoccuparti. Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni, è un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi in lui più di quanto abbia visto la Fenice. È stato rifiutato, Elwin. Non c'è posto per i fallimenti in questa casata. Lui è inutile, è uno come tanti. Carina. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosario. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. È così che deve essere. Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci, il tuo prezioso sangue nobile sarebbe già morto da tempo. Partiremo presto. Devo riposare. Ma spregevole! Mamma mia! Personalità rivoltante. Ci siamo. Dimostra il tuo valore. Era un desiderio. Non sono più un bambino. Dovrei dormire. Giusto. Domani andrai con loro, non è vero? Sono lo scudo di Joshua. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu... Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te. Ci sarà un'altra guerra, vero? Da quando sono qui, io ho dato per scontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? No. La prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. Fa freddo. Rientriamo. Mia signora. Buonanotte, Clive.
scusa, Ambrosia. Oggi niente caccia. Tranquillo, di sicuro andrai alla grande. Ci proverò. Buona fortuna! Amici, partiamo per Porta Fenice! Che la benedizione dei cristalli sia con noi! E protegga sempre la fiamma della Fenice! Sua grazia esce! Aprite i cancelli! Lord Rosfield, permettetemi. Lasciate che la conduca a Porta Fenice. Grazie. Pronti a partire, mio signore? Ah, sono loro due? Posso dire che è un onore prestare servizio al vostro fianco. Ah. Questo sarà più di un controllo. Se ci sono dei goblin, non se ne andranno spontaneamente. Gli uomini bestia sono feroci. È molto pericoloso sottovalutarli. E noi non lo faremo. Sir Wade, Sir Tyler, mettiamoci al lavoro. Con piacere, mio signore. Agli ordini. Alle paludi, allora. La benedizione dei cristalli sia con noi. Oh, allora. Va bene, viaggio rapido disponibile. Bonaccia. Fare un minimo di combattimenti, un minimo, prima di lasciarvi. Ok, intro molto narrativa ma non sgradevole, anzi, ritmi buoni, mi sta tenendo molto intrigato, ecco, non annoiato. Occhi aperti per quei goblin, stando ai rapporti sono in quest'area. Da qui in poi è tutta palude. Fate attenzione, signore. Come non farlo? Ti senti in difficoltà? Ma no! Prova ad equipaggiare uno o più dei 5 accessori rapidi. Ad esempio, l'anello dei rapidi colpi permette a chi lo usa di concatenare combo di attacchi complessi semplicemente usando quadrato. L'anello della rapida concentrazione rallenta il tempo prima di un attacco in arrivo, considerando un'ampia finestra di evasione. Come tutti gli oggetti, questi accessori possono essere equipaggiati e rimossi nella sezione. Vabbè, queste sono cose più di accessibilità che altro, secondo me. Quindi, per ora ne facciamo serenamente a meno. Questo non è proprio un sentiero ben tenuto. E chi credi che lo manterrebbe qua giù? Sono tutti scappati dalla piaga. E pensare che un tempo qui era abitato. Il vecchio villaggio della Bonaccia è più avanti. O almeno quel che ne resta. Interazione contestuale zero, come era prevedibile, niente. Nulla risente. Mamma mia!
Seguitemi. Usa triangolo dopo aver colpito l'avversario per evocare un'esplosione magica. Telecamera da valutare. Goblin. I rapporti non mentivano. Sì, proseguiamo. Forse ce ne sono altri. Benvenuti alla bonaccia. Prudenza, mio signore. Eccone altri. Una volta sconfitti alcuni nemici lasciano Will oppure oggetti. Vabbè, chi se ne frega. Non è il momento di pensare. Per adesso il combattista non sembra affatto male. L'unica cosa è la gestione della telecamera durante il combattimento. Faccio un po' fatica a star dietro a tanti nemici quando ci sono. E sta cosa in prospettiva mi preoccupa un po', perché adesso sono goblin incapaci di intendere e di volere. Da davanti dubito saranno così morbidi gli avversari. Grazie alle farfalline che ci dicono dove andare. Fate attenzione, alcuni di loro utilizzano la magia. E non sono pochi, non sarà uno scontro facile. Sembra un'IA molto passiva, tocca capire se... se è perché abbiamo appena iniziato o... La telecamera non mi fa impazzire, dico la verità. Unica nota stonata per ora. Dovremmo essere vicini alla piazza principale del villaggio. Beh, potrebbe non essere un covo di goblin. Prego, spazio di metallo sufficiente, pozione usata, ma ne ho 4. Ah, perché il massimo è 4, 3, 2, 2. Beh, ma cioè, così stavo. Diario, tiene conto di tutto, la mappa, la vista prima. Scheda di equipaggiamento. Ok, l'albero di abilità. C'è veramente un botto. Potabilità 107. Trasazione della fenice appresa. Quindi si può potenziare. Usa X quadrato per avvicinarti a un nemico lontano e attaccarlo.
fare. Luridi schifosi. Siamo in trappola. Mio signore. Sto pensando. Quello è il capo. Prima però dobbiamo occuparci degli altri. Vogliamo sfoltirli. Sarà fatto. Che domanda scontata. Ce n'era un altro. Sir Wade, preparatevi! Nemici formidabili. Vabbè. Per il fondatore, alla faccia del pendente. Se ne carica un altro, state pronti a schivare. Non me lo faccio ripetere. Accelerazione parziale, va bene. Vacillamento, va bene. Andiamo lì. Parata, usa quando nel momento in cui un nemico ti attacca per parare il colpo. Vabbè, è un altro momento. Poi la impareremo poi, eh. Ho provato ma non ha funzionato sta parata. Non ha funzionato manca adesso. Diciamo che ne farò a meno. Preferisco di gran lunga la schivata, eh. Ale. Ok. Ricompensa, punti abilità e punti esperienza. Torna qui e combatti, codardo! Inseguiamolo, prima che chiami anche gli altri! Equipaggiamento e abilità, vabbè, in questo momento non interessa relativamente. Eccolo lì! Ma non tanto talentuoso, e lanciagli qualcosa! C'ha il genio di madre allora, no. Guarda se
facciamola finita. Alla larga dalle sue fauci. Il soffio di quel coso è peggio del suo morso. La lava è involontarissima. Non è affatto male, eh. Devo dire, io avevo tanti dubbi sul combat system, ma lo trovo gradevolissimo. Mi ero immaginato una cosa molto meno appagante, per come tanti ne avevano parlato, ma... Va bene. Ora, prima che si riprenda. Gioco decisamente in linea con le mie migliori aspettative per adesso, Fammi fa stabilità particolare. Maledizione. Più combo, perché sono banalissimo per adesso. Penso che tornerà presto. Non posso morire qui. Ok. Un ultimo sforzo, mio signore. Mi piacciono molto anche queste cose cinematiche, devo dire, danno un po' di varietà in più ai momenti di combattimento. Dai che è morto! Non lo vedete, ma manca pochissimissimo. Ale! Figo, mi piace. Devo dire, per adesso sensazioni super positive questo Final Fantasy.
Super super positive. Ero un po' diffidente in prelancio, ma sta demo me l'ha levato i dubbi. Su alcune cose almeno. Signore. Grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Non bastava la presenza dei goblin qui. Ci mancavano i Marlboro. Chiederò a sua grazia di inviare un contingente. Se non li fermiamo qui, presto li avremo ai nostri cancelli. Dobbiamo muoverci. È meglio andarsene prima del tramonto. Se partiamo immediatamente, saremo a Porta Fenice prima di sera. Il combattimento c'ha le vibe di Crisis Core. Dannata piaga. Un pochino me l'ha ricordato a livello di sensazioni. Che è un bene, dal mio punto di vista. Bene. Ragazzi, io direi che per adesso abbiamo fatto molto più di quanto avessi preventivato. Volevo fare una mezz'oretta. Alla fine è venuta fuori un'ora piena. Quindi per adesso questo è quanto, la demo va avanti però, quindi insomma avremo modo di riparlarne, poi insomma arriverà a breve il gioco completo, quindi potremo poi approfondire ulteriormente, però per ora sensazioni positivissime, lo trovate gratuitamente sul PlayStation Store questa demo, quindi eventualmente dategli un'occhiata, approfittate di queste cose ragazzi, prima di spendere i soldi a scatola chiusa, perché magari quelle che per me sono sensazioni positive per voi non lo sono affatto, provatelo prima, ecco, quando c'è occasione di farlo. Approfittatene e niente ragazzi, io vi mando un abbraccio, fatemi sapere, ovviamente io continuerò fino alla fine, ma per adesso ripeto, buone sensazioni, per cui ne riparleremo. Un abbraccione.